Ben ritrovati, oggi siamo in compagnia di Giuseppe Cameli, presidente di Artistic Picenum, e Lea Calvaresi, Miss Market, tra gli associati di questa realtà. Giuseppe, partiamo da lei, qual è la mission della vostra associazione? Allora, Artistic Picenum, la missione principale è quella di far divertire il pubblico con originalità e diversificando il prodotto culturale del nostro territorio. Occhi puntati, riflettori puntati sul Piceno, con tutti i suoi protagonisti in una nuova forma, soprattutto sfruttando le opportunità del digitale. Siamo una bella squadra, oltre 30 persone, con tutte eccellenze del nostro territorio che già vantavano esperienze del mondo del terzo settore. Ho cercato un po' di riunirli in una maniera armonica, con un grande dinamismo, con una importante presenza giovanile e soprattutto con un'importante parità di genere. Le quote rosa oggi nel 2021 devono essere l'eccellenza dell'associazionismo. E non a caso c'è un'associata direi onoraria, doc. Esatto, infatti tra gli associati appunto avete Lea Calvaresi, Miss Mark Lea, una bella realtà nella quale si è entrata a far parte. Esattamente sì, appena è nata l'associazione Giuseppe mi ha chiesto se ero interessata a partecipare e come non avrei potuto far parte di un'associazione che promuove gli artisti e il mondo quindi dello spettacolo. Io ne faccio parte sin da piccola perché tantissimi anni, per tantissimi anni ho studiato danza classica quindi è un grande onore farne parte. Questa è un'esperienza che si aggiunge alle altre che già hai fatto tra le quali appunto c'è quella di Miss Italia. Sì esattamente, lo scorso 14 dicembre ho partecipato alla finale di Miss Italia a Roma in qualità di Miss Marche e è stata un'esperienza davvero molto bella anche se nonostante la pandemia comunque il concorso è stato un po' rivisitato però portare già il titolo insomma, della, della mia regione per me è stata una grande soddisfazione e ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto. Allora Giuseppe, so che ci tenevi proprio a donare oggi a Lea la vostra tessera. Sì, casualmente ho qui la tessera. Dell'associazione. Il tesseramento è una forma di stile di eleganza, tutti lo devono avere per le manifestazioni del 2021. Partiremo da questa novità con il cortometraggio Anna. Quindi abbiamo aperto anche il cortometraggio sociale che vedrà Grotta a Mare, set, protagonista delle riprese del film di Vincenzo e Palazzo. Ringrazio l'amministrazione comunale. Lei sarà la benvenuta. Questa Grazie. ti dono la prima tessera dell'associazione Artistic Picenum. Grazie, Grazie Giuseppe. Allora Lea, che cosa ti aspetti da questa avventura? Ma Giuseppe mi sorprende sempre, quindi io sono pronta a tutto, speriamo anche di poter ripartire piano piano, appunto soprattutto con il terzo settore che è stato quello più penalizzato eh, di tutti in questo periodo di pandemia e quindi io sono pronta a nuove esperienze. Allora, Giuseppe, abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione, se possiamo svelare qualcosa in più delle attività che avete in cantiere. Allora, innanzitutto è un lavoro di squadra, quindi ringrazio tutti gli associati, come detto te, ne sono 30. Lei era tesserato onorario insieme a Berni Novelli, quindi ci tengo a ringraziarli tutti. e Sui nostri canali social potete trovare tutti i nomi perché è giusto ringraziare tutti ed è un lavoro di squadra. Stiamo continuando con gli appuntamenti di Piceno, un talk, una rubrica digitale parla del nostro territorio. E poi il nostro obiettivo è quello di proporci la Live perché crediamo dell'interazione proprio con il pubblico in presenza e nelle prossime settimane avremo delle importanti novità ci concentriamo sul cortometraggio sociale continuiamo a parlare del territorio attraverso la forma del talk digitale e poi l'estate porterà delle belle novità con l'aiuto di tutti che ringrazio e poi vi continueremo a seguire sui vostri canali social per essere costantemente aggiornati allora io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra